Ricorre oggi il 79esimo anniversario della Liberazione, un giorno da celebrare come festa di tutti gli italiani. Il 25 aprile del 1945 rappresenta una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Significò infatti per il nostro paese l'affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza. Anche Pesaro questa mattina ha onorato la Liberazione con le celebrazioni del 25 aprile. Prima la messa in memoria dei caduti per la libertà in cattedrale, poi la deposizione delle corone al sacrario di Piazzale Collenuccio. Oggi è una giornata innanzitutto di ricordo per tutti coloro che hanno perso la vita affinché ci fosse in Italia la democrazia, ma è anche una giornata di festa di tutti gli italiani, indistintamente, perché tutti gli italiani ormai hanno dentro di sé il germe della democrazia e della libertà. Quindi viva l'Italia, viva il 25 aprile. Come ogni anno si è svolto il corteo di autorità, associazioni e cittadini verso il monumento alla Resistenza per depositare le corone in piazzale Falcone e Borsellino. Infine gli interventi delle associazioni combattentistiche d'arma, dell'ANPI e del rappresentante degli studenti. A chiudere la mattinata il discorso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. La cerimonia è stata accompagnata dalla banda di Candelara. È una festa civile che l'Italia deve onorare ogni anno, è fondamentale perché è da lì che nasce l'Italia democratica e libera. Forse noi non capiamo l'importanza di questa realtà politica e sociale che noi viviamo. Allora, la libertà è qualcosa di essenziale per il rispetto dei diritti delle persone, dell'eguaglianza delle persone. È per questo che noi dobbiamo sempre con attenzione guardarci intorno e capire dove viviamo e difendere il modo in cui viviamo. Quindi è centrale, lì dobbiamo sempre ritornare.